Ma Ah, voi mi insegnate i bad medicine? Certo. E che fate qui, ragazzi? Ma stavamo parlando di cose da fare con il gruppo, perché ci siamo. Parlate di musica sicuramente. Certo. Parlate di musica rock. Sì. Perché voi sarete protagonisti di Rock and Rocca. Sì, certo. E quindi è un evento particolarmente atteso nella Piana del Cavaliere, dove si celebra questa passione. Da dove nasce? Ma questa passione non è nata, è innata. Arriva il patrimonio genetico che abbiamo fin dall'infanzia. È un qualcosa che avete nel sangue, quindi. Sì. Quando fin dall'infanzia nostro padre, a posto della ninna nanna, metteva gli AC/DC a noi. Già, quindi voi dormivate con la musica rock. Sì, è di sì, fatto. Sì, certo. Voi siete molto giovani come musicisti, però già siete in grado di stupire la platea, perché avete avuto già delle esperienze, dei concerti. Come sono andate? Come è stato il primo impatto con il pubblico? Ah, eravamo alle medie di Carsoli e abbiamo suonato, perché la nostra professoressa di musica, la carissima Simonetti, voleva farci fare questo spettacolo, perché sapeva che avevamo formato la professoressa Simonetti. Si era resa conto della vostra attitudine per la musica rock. E quindi noi abbiamo spazio. Ci siamo preparati questo concerto, anche perché non suonavamo da moltissimo con il gruppo. Nostro padre ci aveva dato le basi, però stavamo studiando da soli. Adesso abbiamo dei bravissimi insegnanti, Enrico e Walter Cianciussi e Dario Valente, che insegnano ad Avezzano. Sì. Prima di suonare è normale avere un po' di emozione. In fondo è quello che ti dà la carica. Ah, posso sfatare un mito sul metal? Secondo parecchie persone, chi suona metal è satanista, per sfasciato. È vero. Secondo parecchie persone, chi suona metal... C'è anche un genere che si chiama Christianic Metal, che parla però, di Dio. In una sfera che comunque merita di essere approfondita. Io devo dire solo una cosa. Noi non siamo un gruppo metal satanista sfasciato, noi crediamo tutti in Dio. Questo è un altro messaggio importante. Tra l'altro non ho richiesto, e quindi è una testimonianza che va a chiarire come con i valori di vita, sani principi, si possa interpretare anche questo aspetto, che è sicuramente particolare. Quindi uniti nella musica rock, uniti nella vita. Siete fratelli, voi siete amici, sì. Ma questo legame di sangue nell'interpretare la musica rock rende ancora più forte il rapporto che può esserci tra voi, e poi ovviamente che si estende al gruppo musicale. Però, tornando a voi, essendo due fratelli, due gocce d'acqua, qual è il legame che provate rispetto all'unione fra persone che condividono questa passione e al legame di sangue che provate? A me è piaciuto molto come mi sono inserito nel gruppo, perché sono quasi appena arrivato. La storia del gruppo è molto bella, perché lui è arrivato da una settimana, e in una settimana vi siete già integrati. Sì. Infatti ne approfitto per dirvi grazie. No, è molto bravo, perché ha imparato 10 canzoni in una settimana sola. È diventato bravissimo. E ogni tanto improvvisiamo, si vede anche il loro legame e anche la nostra amicizia. Comunque, la storia del gruppo è la storia di Bad Medicine. Mio padre ha abbandonato il progetto perché stava nascendo la disco music e quindi stava prendendo popolarità. Vincenzo Forzosi è il padre dei Bad Medicine, ma non solo il padre di Alessandro e Claudio, ma il padre del nome. Noi prima abbiamo fatto una chiacchierata con i musicisti. Da dove nasce Bad Medicine? Ci hanno detto che è stato un suggerimento immediato che gli hai dato tu in un certo momento che eravate a casa. Ce la racconti questa cosa e perché Bad Medicine? Sì, ok. Io negli anni 70 facevo parte di un gruppo in Australia che si chiamava Bad Medicine. Il nome è stato chiamato Bad Medicine da uno dei membri, Roberto, il nostro cantante dell'epoca. È un ragazzo di Celano e il nome era così, Bad Medicine, abbiamo scelto questo nome. Quindi questa è anche una continuità importante per te? Sì, sì, come no. Ah, non solo per me, anche per i ragazzi che sono in Australia, che seguono Oscar, Roberto... gli amici che ho lasciato in Australia seguono. Quindi gliela faremo vedere
Quindi c'è una dedica, un pensiero per loro in questa situazione. Assolutamente sì, perché pure c'è uno dei membri, John, che non c'è più. Ecco. Bene, un modo anche, vedi, per continuare a far vivere delle cose che sono vissute. Vincenzo è stato in Australia per tanti anni, poi è tornato, e credo che questa soddisfazione di questi artisti emergenti possa averlo ripagato di tanti sacrifici, di una vita di lavoro, perché sono dei ragazzi, dei grandi. Eccoli qui, i Bad Medicine. La musica consiste nel esprimere un pensiero e un messaggio. La musica è poesia con gli strumenti che suonano questa poesia. Secondo me, più o meno l'essenza della musica è parlare alle persone. Ogni musica parla in un modo diverso. Secondo me è un po' meno filosofica. È così gigantesca che ci sono molti scopi, tipo il metal serve a svagarsi, il funk serve a ballare. La musica non si può definire, perché fin dall'alba dei tempi col suono l'uomo ha avuto la musica. Cinguettio degli uccelli, quella è musica. La musica non si può definire, ma se dovessi definirla io ci darei solo un nome: Tony Iommi. Cercatelo, è l'ispirazione più grande della storia, è il padre del heavy metal.